Bentornati in soffitta e benvenuti a un episodio speciale e profondamente coinvolgente del nostro podcast dedicato alle protagoniste del cinema italiano degli anni 70 e 80. Dopo le regine della commedia scollacciata, oggi andiamo a conoscere le protagoniste di un altro genere tutto l'italiana, il poliziottesco, ovvero appunto il poliziesco all'italiana. Oggi gettiamo uno sguardo ampio e riflessivo sulla vita di un'icona del cinema e della televisione italiana, Delia Boccardo. Preparatevi ad immergervi in una storia di trionfi e sfide, di luci abbaglianti e ombre profonde, poiché la vita di questa straordinaria artista ci offre la prospettiva autentica e toccante su quella che è stata la macchina del cinema italiano negli anni 70 e 80. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata, ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Delia Boccardo. You're chasing after me, just to make use of me. Philip LeRoy and Delia Boccardo. Travel the world, recording on film the world's beauty. Nata il 29 gennaio del 1948 a Genova, Delia Boccardo ha intrapreso un viaggio artistico che ha attraversato decenni di cambiamenti, successi eclatanti e battaglie personali. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono al 1966, all'età di soli 18 anni, quando fece il suo debutto cinematografico nello spaghetti western, un altro genere tutto italiano che andremo a conoscere presto, Tre pistole contro Cesare di Enzo Peri, a cui seguiranno poi L'occhio selvaggio di Paolo Cavara e Un detective di Romolo Guerrieri. Da allora il suo nome avrebbe risuonato nelle sale cinematografiche e nelle case degli spettatori, che l'hanno subito amata grazie alla sua bellezza seducente e al suo talento innato. Negli anni 70, Delia Boccardo ha brillato sul grande schermo con ruoli memorabili in film come La polizia incrimina, La legge assolve e I cannibali. La sua presenza sul set è come un raggio di luce che illuminava ogni scena, catturando l'attenzione del pubblico e dei critici. La sua versatilità le ha permesso di interpretare personaggi che spaziavano dall'azione al dramma, dimostrando una profonda padronanza del suo mestiere che l'avrebbero portata poi anche sul piccolo schermo. Infatti, oltre al cinema, partecipa a diverse serie televisive, tra cui Come un uragano, che contribuiscono alla sua popolarità. Tantissimi i film a cui partecipa, come I cannibali di Liliana Cavani, Per grazia ricevuta di Nino Manfredi, La polizia in crimine e La legge assolva di Enzo Castellari, Il poliziotto in marcio di Fernando Di Leo. Luc Merenda, Mel Ferrer, Thomas Millian, Delia Boccardo ed altri buoni comprimari sono i protagonisti di La polizia accusa e Il servizio segreto uccide, un ottimo poliziottesco con buone venature di spionaggio, con la regia di Sergio Martino e con le musiche di Luciano Michelini, anno di uscita 1975. Un poliziottesco con molto ritmo, molti colpi di scena e con un finale molto amaro. Grazie a questi film la nostra Delia entra a far parte dell'immaginario degli italiani che, ma guarda che cosa strana, la volevano vedere sempre più spogliata. E per gli occhietti curiosi dei suoi fans, gli anni 80 sono gli anni che la vedono posare nuda per l'edizione italiana di Playboy e di tanto lavoro, tra cinema, Nostalgia di Tarkovsky, Assisi Underground di Alexander Ramati, serie TV, L'enigma delle due sorelle, Il segreto del Zara e teatro, dove si crea un sodalizio con regista Luca Ronconi. Gli anni 90 per Delia sono contraddistinti da tanto teatro e tante serie televisive, tra cui Ragazzi del Muretto e Provincia Segreta. Diminuisce di contro la sua presenza sul grande schermo, pochi film ma di qualità, come La settimana della Sfinge di Daniele Lucchetti e Dichiarazioni d'amore di Pupi Avati. Nel 1998 viene scelta per interpretare il ruolo da protagonista di Tilly Nardi nella serie TV di grande successo della Rai Incantesimo, risultando essere il personaggio più longevo della serie e anche della sua carriera, a cui prende parte dal primo all'ultimo episodio nel 2008. Tuttavia, mentre la sua carriera sembrava brillare con sempre maggiore intensità, il suo mondo personale stava attraversando un periodo di oscurità.
Negli anni 2000, Delia Boccardo ha affrontato una battaglia interiore dolorosa e silenziosa, la depressione. Questa lotta invisibile ha colpito profondamente l'attrice, accentuata dalla scomparsa del padre, una figura di fondamentale importanza nella sua vita. Questo capitolo oscuro nella sua storia ci ricorda che nessuno è immune dalle sfide mentali, nemmeno coloro che sembrano avere tutto dalla loro parte. Nel 2002 la depressione e il dolore sono diventati così opprimenti che Delia ha cercato di far fronte a tutto in modo drammatico e tragico, ha tentato il suicidio ingerendo una dose eccessiva di farmaci, ma fortunatamente non c'è riuscita e prima di perdere i sensi ha chiamato la madre. La madre dell'attrice ha avvertito 113, polizia e vigili del fuoco sono entrati dalla finestra della casa della donna che abita nel quartiere di Monteverde. Questo evento tragico e intenso ci fa riflettere sulla fragilità dell'animo umano, anche di fronte al successo e alla celebrità. Ci ricorda che, dietro le quinte, le persone che ammiriamo possono affrontare battaglie profonde e solitarie. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo lasciami un like. Suggeriscimi anche quale protagonista del cinema italiano vorresti rivedere su questo canale. Fortunatamente la forza interiore di Delia Boccardo ha prevalso, ha cercato aiuto, si è aggrappata alla vita e ha superato questo oscuro capitolo. Questo coraggioso atto di resilienza rappresenta una lezione importante. Possiamo superare le sfide più oscure e trovare la luce anche nelle situazioni più disperate. Oggi, anche se Delia Boccardo si è allontanata dai riflettori, il suo spirito e la sua storia rimangono un faro di speranza e consapevolezza. La sua esperienza ci invita a riconoscere l'importanza di affrontare le sfide mentali con empatia e comprensione, sia per noi stessi che per gli altri. E ci ricorda che, dietro ogni sorriso radiante, dietro ogni trionfo, come abbiamo già visto nelle precedenti puntate, si nasconde una persona reale, con una storia unica e spesso complessa. E cliccando sul video qui accanto scoprirai che cosa è successo a quest'altra bellissima attrice.